Come mai? Nella situazione in cui si era messo la partita, loro in 10, abbiamo soffiato un po' troppo. Come mai? Non lo so, penso che sia la domanda che si porrà al mister stasera, domani, comunque martedì, dovremo sicuramente analizzare come mai c'è stato questo... Che ha fatto due interventi rispetto a poco, sì. Non me li ricordo, forse anche di più di due. Dovrà analizzare, lui ha l'esperienza tale per poterci sicuramente dire dove ci sono stati gli errori, perché è palese che qualcosa non ha funzionato nelle uscite o nella gestione, perché in 11 contro 10, il nostro gioco specialmente in 11 contro 11 è redditizio quando siamo aggressivi e compatti, non cerchiamo di fermare la loro azione il prima possibile per recuperare palla. È chiaro che in 11 contro 10 io sinceramente pensavo che la partita potesse andare in un certo modo. È chiaro che Renato comunque nel palleggio anche nel primo tempo, soprattutto nella prima parte, ci ha messo un po' in difficoltà. Questo bisogna essere onesti. Nel secondo tempo si vede che non avevano più nulla da perdere, hanno rischiato il tutto per tutto e noi ci siamo lasciati sorprendere un po' troppo spesso. Forse, non lo so, il campo pesante sicuramente avrà influito, però sono cose che purtroppo dobbiamo cercare di limare, perché magari in altre occasioni sareste andato sotto, quindi in 11 contro 10 non possiamo permettercelo sicuramente. Quindi accettiamo questi tre punti d'oro. Assolutamente. No, ho sentito in settimana, comunque abbiamo recriminato un po' sulle ultime partite dove magari abbiamo lasciato un po' di punti, viste comunque le prestazioni che ci sono state, e oggi sicuramente sono tre punti magari che forse non meritavamo, diciamo il bottino pieno, ma che alla fine con gli unghi e con i denti siamo riusciti a portare a casa. E sicuramente con una prestazione così ci daranno morale, perché abbiamo sofferto e quindi questo forse è uno di quegli step che dovevamo affrontare, comunque vincere e soffrire. Quanto può aver influito il fatto che la difesa fosse rimaneggiata? Quindi ma ti dico la verità, secondo me non ha influito, perché dietro nel secondo tempo forse abbiamo gestito male qualche pallone, perché per il resto penso che sulla gestione della palla magari non ho visto tutto capito, magari più lenti perché sapevano. Ma non te lo so dire, sicuramente riguardandola ci faremo un'idea molto più chiara. Adesso a mente calda così è un po' difficile ricordarsi un po', diciamo, tutti gli errori, gli episodi che ci sono stati, perché sicuramente ci sono stati degli errori. Ma sorvoliamo la cosa, sicuramente lavoreremo per eliminare questi errori, per cercare subito da Fano di riprendere un cammino interrotto a termine con dei risultati positivi. Ascolta, delle due parate grosse, perché poi sono state, diciamo, le due grosse occasioni da Renato, più difficile quello sul colpo di testa o quella in uscita? Io penso quella del primo tempo sul Finocchio. Vi dico che secondo me sono state più di due, vi dico sinceramente, perché è passata penso in mezzo a qualche gamba, non so se qualche loro attaccante, se qualche nostro difensore, penso quella lì sia stata la più difficile. Poi sì, non quella uscita nel secondo tempo sul giocatore che stava... Sì, al contrario delle partite precedenti sono stato bravo a rimanere in piedi e io gli ho chiuso bene lo specchio, lui mi ha preso nel petto, sicuramente è stata un'occasione importante per loro e io sono stato bravo a chiudere lo specchio, diciamo quello è più una parata di posizione che un intervento miracoloso, penso che la parte del primo tempo come sia stata più complicata. Sì, perché da bassa, passato in mezzo delle gambe, tu l'hai vista l'ultimo minuto. Sì, esatto. Sì. Ma ti sei buttato così distinto oppure hai visto il pallone? No, ho visto il pallone, per fortuna non era nell'angolino, perché se fosse stato nell'angolino che festeggiavano e quindi era abbastanza, non troppo vicino a me, però è stato bravo a andare giù rapidamente, a metterci la mano e a deviarla anche lontano dalla zona del pericolo. Mi ricordo una parata identica contro il Poggi Bossi l'anno che abbiamo vinto il campionato. È vero. Quante munizioni prendo? Penso due. Due. Oggi l'ho scampato.
È vero. A Teramo effettivi il secondo tempo avremmo giocato 15 minuti. Bisogna imparare, non è bello da dire, però purtroppo bisogna fare di necessario tutto, quindi quando si può perdere un po' di tempo, bisogna perdere un po' di tempo. C'era il momento che stava un po' soffrendo e troppo rapidamente dava un palle agli avversari e dopo si ripresentava dei pericoli. Quindi.